Disastro aereo per i G-Cairo, strage in volo, una bomba e terrorismo virgolettato. Il Tempo dedica invece tutta la prima pagina a Pannella, una bella foto, Angelo e Demone, La Stampa, una bella foto anche in questo caso. A centro pagina, ma in molta evidenza. L'apertura invece è affidata al disastro aereo, una bomba a bordo, incubo terrorismo sul volo Parigi-Cairo, Il Messaggero, strage nei cieli, incubo bomba. E poi le due foto, e questa la scelta del Messaggero, una da giovane e una da anziano, di Marco Pannella, con il titolo a centro pagina: addio a Pannella, guerriero dei diritti, le sue battaglie hanno cambiato l'Italia. E poi un sondaggio, oggi ci sono diversi sondaggi anche su Repubblica, vi leggiamo le valutazioni. Sondaggio sui partiti: sale il PD, cala il Movimento 5 Stelle, a Roma è sfida aperta. Secondo quanto scrive Repubblica, nel taglio medio, per la verità, sempre in prima pagina, Raggi avanti a Roma, Milano in testa sala nella corsa alle città, il centro-sinistra regge. Sostanzialmente, in base ai sondaggi, il centro-sinistra terrebbe a Torino con Piero Fassino, a Milano con Giuseppe Sala, ma solo di misura, sono appena 3,5 punti sopra Stefano Parisi. A Bologna invece grande divario, perché Merola sfiora il 50%, il 49,8% per la precisione. Roma 6 punti netti di distacco tra Virginia Raggi al 30,5% e Roberto Giachetti al 24,5%, e poi ad appena 1,5 punti da Giachetti Giorgia Meloni. Quindi in arretramento netto c'è Marchini. A Napoli invece Luigi De Magistris sembra soppiantare tutto, Gianni Lettieri è un 19,7, mentre De Magistris a 42,1. Questi comunque sono chiaramente i sondaggi, quindi grande movimento, ma c'è da dire che Milano sicuramente balla parecchio su questi dati. Diciamo che le valutazioni sono un po' discordanti tra il titolo del Messaggero, che dà un calo del Movimento 5 Stelle, e quello di Repubblica. A Roma sembra di capire c'è un certo margine di Virginia Raggi, anche se è vero che Roberto Giachetti, rispetto a quanto si era prospettato all'inizio, sta recuperando ai danni di Marchini, col quale appunto c'è un accordo non dichiarato, diciamo così, almeno nella valutazione degli opinionisti, per eventualmente appoggiarsi reciprocamente al ballottaggio. Allora, torniamo ai titoli di apertura. Il Manifesto, Il Disobbediente, una grande foto di Pannella, grande foto di Pannella anche per l'Unità. Ciao Marco, Il Mattino mette ancora Pannella, poi però a centro pagina aereo esplode, l'incubo ISIS, secolo XIX, ancora Pannella, un ribelle da marciapiede, bello questo titolo del secolo XIX, morte sul volo da Parigi, a centro pagina, quindi la stessa scelta del Mattino nell'importanza dei titoli. Pannella, una vita contro, è l'apertura invece della Gazzetta del Mezzogiorno, che mette le altre notizie un po' più in sottotono, e chiaramente molte sono direttamente dai territori del sud. Il Gazzettino, Veneto banca tutte le accuse, e un po' più in basso il ricordo di Marco Pannella. Fermiamo la tratta e lo sfruttamento è il titolo dell'Avvenire, che sembra invece, adesso vediamo l'ingrandimento, ma insomma no, c'è una piccola foto di Pannella, morto Pannella, il è abbastanza chiaro la presa di posizione dell'Avvenire. Insomma, del resto Pannella ha inquadrato la Chiesa nel mirino per tutta la sua il suo percorso politico, salvo poi chiaramente nell'ultimo periodo con Francesco I esprimere giudizi un po' più accomodanti. Ecco, questa è la nostra rassegna stampa. Adesso tra pochi minuti andrà in onda l'intervista. Io vi ricordo alle 11:20 l'appuntamento
con Giuseppe Marchica per avere un resoconto politico del Comitato Direttivo Nazionale di mercoledì scorso del Sinagi e anche i risultati di una serie di incontri che ci sono stati con alcuni senatori a proposito della legge di riforma. Sarà anche un'occasione per parlare un po' di questi sconvolgimenti nel settore editoriale e la piega fortemente politica che ha preso la riforma. Vi ricordo, mancano pochi giorni alla chiusura degli emendamenti in Senato, quindi saranno un po' giorni di passione fino al 30 maggio per capire un po' che cosa sta accadendo proprio sul fronte della liberalizzazione. Fronte della liberalizzazione discuteremo anche di questo con Marchica, che proprio da alcuni giorni ha ripreso vigore, perché tra le raccomandazioni dell'Unione Europea c'è proprio quella di una maggiore apertura verso la liberalizzazione del commercio. Vedremo se questa riforma dell'editoria riuscirà a blindare la liberalizzazione per quanto riguarda le edicole, quindi scorporare un po' dal filone Bolkestein questo settore, oppure se proprio in ossequio alle raccomandazioni dell'Europa poi il governo Renzi opererà un'altra stretta su questo tema. Bene, allora pausa musicale, poi a tra poco con
Siamo al telefono con Agustin Breda, che è appunto un sindacalista, membro del direttivo della CGIL, in un'area abbastanza critica, quella di lavoro e democrazia, che è sempre pronto appunto a fare un po' da pungolo alle decisioni della maggioranza. Ma c'è stata una vicenda, quella di Sergio Bellavita, che invece ha colpito direttamente l'area di opposizione netta in CGIL e si è arrivati a una soluzione che francamente ha sconcertato diversi osservatori, ma anche diversi sindacalisti, cioè la revoca praticamente del mandato a Bellavita e quindi sostanzialmente la sua estromissione dalla FIOM. Poi lui tra l'altro poteva rimanere nel direttivo della CGIL, ha scelto insieme ad altre due sindacaliste sempre del direttivo di andar via della CGIL, quindi in una posizione di forte scontro. Ma adesso, al di là di questa vicenda, sembra di capire che si sta disegnando una CGIL senza un'opposizione forte, cioè senza, come era nel passato, gruppi di sindacalisti pronti ad attaccare frontalmente diciamo così, la conduzione della maggioranza. Ecco, Agustin, tu come la vedi su questo argomento e cosa pensi della vicenda di Sergio Bellavita? Io mi sono espresso fin dall'inizio ritenendo la vicenda specifica di Bellavita sbagliata, cioè se la CGIL prima e la CGIL poi sulla questione della, diciamo, della limitazione delle libertà di critica e di azione sindacale avviata con la vicenda dei delegati della FCA e poi proseguita con la vicenda Bellavita sia stato un errore, sia una limitazione anche a mio parere delle regole statutarie che tengono insieme l'organizzazione, perché le regole stesse prevedono il diritto all'opposizione alla linea politica e una volta che il congresso, come c'è stato, ha dato una, diciamo così, la condizione di esistenza di un'opposizione interna perché hanno raggiunto il minimo del 3% previsto dalle norme, non si capisce perché a un certo punto, se uno fa questa opposizione, venga cacciato perché proprio opposizione. Quindi delle due l'una, o sono finte le norme.